Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6, apertura dedicata alla cronaca. Ci sono voluti mesi di intercettazioni e pedinamenti e alla fine una telefonata per prenotare la vacanza con moglie e figli l'ha tradito. I carabinieri di Chieti sono riusciti ad arrestare nel bergamasco il boss latitante Simone Cuppari, a capo di una delle 'ndrine più potenti del Reggino, che aveva interessi in Abruzzo e Molise e base a Francavilla al Mare. Il 36enne era sfuggito alla cattura nel febbraio 2017 nell'ambito della Operazione Design, il servizio di Alfredo Primante. Allora, un alloggio per quante persone? Perfetto. Dall'11 al 18? Va bene? Ok, allora dall'11 al 18 abbiamo disponibile un Silver Caravan a partire da 1585, sono per 7 notti. Oppure abbiamo disponibile Gold Caravan oppure Maxi Caravan. Sono tutte case mobili. Era quello che attendevamo da mesi, perché lui non parlava mai al cellulare. Lui si è sbilanciato solo per organizzarsi la vacanza di Ferragosto. Per il bambino, no? Per i bambini, signori miei, questa vacanza gli costerà un pochino, nel senso che ora la vacanza gliela offre per un certo numero di anni lo Stato italiano. Sono stati questi pochi secondi di telefonata e la voglia di portare moglie e figli in vacanza per Ferragosto in un resort di lusso di Eraclea a tradire Simone Cuppari, boss 36enne dell'omonima 'ndrina del Reggino, latitante dal febbraio del 2017, quando era sfuggito alla cattura nella sua abitazione di Francavilla al Mare, nell'ambito dell'operazione Design condotta dai carabinieri di Chieti, che ha stroncato un'associazione di stampo mafioso dedita al traffico di droga dalla Lombardia, distribuita poi lungo la costa adriatica. Ci sono voluti mesi di lavoro dei militari teatini, aiutati anche dal ROS di Milano, per ricostruire tutti gli spostamenti degli affiliati che dalla Calabria non solo portavano pizzini al boss. Ci sono volute anche complesse intercettazioni audio e video per rintracciarlo in Lombardia e precisamente nel Bergamasco, da dove continuava a gestire la sua 'ndrina. Su Cuppari pende una condanna in primo grado a 28 anni di reclusione per traffico di cocaina emessa dal Tribunale di Chieti lo scorso luglio a conclusione dell'operazione Shot 2009 e oltre a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla DDA di L'Aquila di Reggio Calabria e del Tribunale di Pescara per le operazioni Sparta e Banconuovo dei Carabinieri di Pescara e Locri. Noi siamo arrivati a lui monitorando alcuni viaggi che non avevano ragione di alcuni calabresi che partivano per Bergamo in aereo e ritornavano in giornata, muovendosi nel territorio di Bergamo anche solo per andare a prendere dei caffè in alcuni bar. Questo ci ha chiaramente indicato che portavano dei messaggi e che li depositavano in luoghi convenuti, i classici pizzini, per poi essere recuperati da altri affiliati. La cellula 'ndranghetista abruzzese voleva iniziare a costruire una struttura criminale organizzata sul modello calabrese anche sulla costa adriatica. Per questo, sottolinea il vicecomandante della Legione Carabinieri di Abruzzo e Molise, il colonnello Antonio Buccoliero, bisogna tenere la guardia alta rispetto alle infiltrazioni mafiose e perciò la cattura del boss, che da tempo si era stabilito nella provincia di Chieti, assume ulteriore importanza per i territori di Abruzzo e Molise. Probabilmente ancora siamo nei prodromi della loro affermazione, quindi vogliamo che questo resti in modo tale da evitare una presenza, diciamo, massiva all'interno dei gangli vitali della nostra economia, della nostra società, e quindi evitare che un territorio così bello come l'Abruzzo e il Molise possa essere caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali così pervasive come sono nelle terre d'origine. Il nuovo questore dell'Aquila, Orazio Danna, si presenta alla città. Conosco l'Abruzzo, il capo della polizia Gabrielli è sempre molto attento a questo territorio, ha detto. Il servizio di Daniela Rosone. Originario di Acireale, ma con lunga esperienza maturata nel nord Italia, il nuovo questore dell'Aquila, Orazio Danna, si presenta alla città. Un ritorno molto gradito il suo in Abruzzo, ha già lavorato a Chieti, conosce bene il popolo abruzzese, il suo legame con la regione non si è mai interrotto in realtà.
Ho imparato a conoscerlo, l'Abruzzo, e ad apprezzarlo durante il biennio di mandato questorile a Chieti, e che mi ha consentito anche di avere dei contatti con la città di L'Aquila, che allora era fortemente ferita dal terremoto che risaliva a pochissimi anni prima. Tornando ieri in questa città ho avuto un'impressione favorevole, nel senso che sono stati fatti dei passi avanti sul piano della ricostruzione, ci sono molti cantieri, ci sono molte gru che popolano il panorama, e questo non può che ispirare fiducia in un futuro più florido. Ci sarà una continuità con il lavoro del suo predecessore. Mi piace arrivare in punta di piedi, ha fatto capire il questore. L'Aquila è una città bellissima, vedo la ricostruzione che avanza. Di certo qui è stato fatto un buon lavoro, ha detto, essendo una città che fa crescere gli appetiti della malavita, visto che c'è una ricostruzione in corso, per cui l'attenzione va mantenuta sempre alta. Naturalmente c'è un'attenzione da parte del Dipartimento a questi fenomeni che riguardano l'intero territorio nazionale, fermo restando che poi ogni contesto bilancia le proprie risorse e le indirizza verso i risultati più specifici di cui il territorio ha bisogno. Franco Gabrielli, attuale capo della polizia ed ex prefetto dell'Aquila, ha parlato con lui di questa città e non è escluso che a brevissimo giro tornerà in visita. Il capo della polizia Franco Gabrielli, che conosce bene questo territorio, che cosa gli ha raccontato dell'Aquila? Beh, il nostro capo della polizia è particolarmente attaccato a questo territorio, lui vi ha svolto, come sapete, funzioni di prefetto immediatamente dopo il terremoto e poi di direttore nazionale della protezione civile. Anche da capo della polizia resta attento, penso che fra non molto tempo potremmo avere anche una sua nuova visita. Il nuovo questore dell'Aquila, il nuovo questore di Chieti, andiamo ad ascoltarlo, si tratta di Ruggero Borzacchiello. Spero e mi auguro di iniziare un lungo percorso che ci veda protagonisti, ognuno ovviamente per la sua parte di attività e di competenza. Informazione e la comunicazione, come tutti sappiamo, ormai ha assunto una valenza fondamentale nella vita di tutti i giorni, quindi speriamo di avere molti momenti di contatto per poter dare anche il giusto riconoscimento a quella che è la nostra attività, che tende ovviamente alla sicurezza della collettività, sia del capoluogo che della provincia. Ma col prefetto abbiamo già toccato un argomento che ha la sua valenza soprattutto in questo periodo, cioè ci riferiamo alle manifestazioni di pubblico spettacolo che interessano ovviamente quasi tutti i comuni della provincia. Esiste una incompatibilità per Luciano D'Alfonso, che riveste contemporaneamente la carica di presidente della Regione Abruzzo e quella di senatore capogruppo del PD in Commissione Finanze. A quanto si apprende da fonti parlamentari, lo avrebbe riconosciuto questa mattina il comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, che appena costituito ha affrontato subito il caso del parlamentare del PD. Preso atto della situazione, si sarebbe deciso di riferire in Giunta affinché venga avviato al più presto l'iter previsto dal regolamento per i casi di incompatibilità delle cariche. Proseguiamo ora il nostro notiziario, cambiamo pagina. Migliorano rispetto agli ultimi anni i dati sull'inquinamento del mare abruzzese. Secondo i dati di Goletta Verde, 3 siti sono risultati oltre i limiti i limiti predisposti dalla legge, ma Legambiente sprona le istituzioni a non abbassare la guardia, ad azzerare le criticità. Il servizio. 3 punti di campionamento su 8 risultano inquinati nel mare abruzzese. Sono i dati diffusi da Legambiente nei giorni in cui Goletta Verde solca le acque antistanti la costa dell'Abruzzo. Le criticità sono emerse alle foci dei fiumi Alento, Feltrino e La Foce, rispettivamente a Francavilla al Mare, San Vito Chietino e Rocca San Giovanni. Analisi ok a Casalbordino, Pescara, Monte Silvano, Silvie e Giulianova. Il dato è migliorativo rispetto agli anni scorsi, ma Legambiente non abbassa la guardia, anzi.
Due di queste tre foci sono comunque dati che si ripetono negli anni, quindi comunque mettono in evidenza come la situazione sia ancora critica. Una nuova foce, che è quella della Lonte, gravemente inquinata. Torrenti e fiumi devono tornare dei corpi idrici balneabili, non soltanto per limitare il rischio di, come dire, contaminare poi l'ecosistema marino, che invece offre, come dire, sulla costa, in posti così belli, turismo e occasioni di sviluppo locale, ma anche questi non possiamo accettare dai cittadini che siano fogne a cielo aperto, mettendo a rischio la salute dei mari e la nostra anche la salute dei cittadini. Dati comunque accolti con soddisfazione dal sottosegretario con delega all'ambiente Mazzocca. Una cosa ci conforta e soprattutto conferma come l'attività minuziosa, lunga e intensa svolta sul tema del miglioramento del sistema depurativo, con investimenti di oltre 700 milioni di euro, che in parte sono già stati realizzati, in parte sono ancora in corso, non potrà che ulteriormente migliorare questo quadro nella prossima stagione, quando buona parte, la stragrande maggioranza di questi interventi determineranno la messa in esercizio dei nuovi sistemi depurativi. C'è la volontà della Regione di continuare a stringere altre viti e Mazzocca annuncia anche novità sul tema dell'inquinamento marino dovuto a plastica. Specifico documento di intesa è in fase di elaborazione, nei prossimi giorni lo sottoscriveremo con Legambiente. La depurazione resta un tema centrale e Legambiente segue anche gli sviluppi della maxi inchiesta sull'inquinamento del fiume Pescara. Questo andare avanti anche nella realtà delle indagini ci lascia intendere che anche l'intervento della nuova legge sugli ecoreati, la 68, produce i suoi frutti, perché prima questi reati erano delle sole ammende amministrative, adesso invece entriamo in fattispecie di reato. Quindi ci sono gli strumenti legislativi, c'è l'azione allargata anche delle forze dell'ordine che attenzionano il monitoraggio del territorio, c'è quello che dicevo prima, questo salto culturale nel voler migliorare il nostro territorio, la sinergia in questo momento c'è, il momento è storico perché anche i dati di quest'anno testimoniano potenzialmente un cambio di passo. La FIOM CGIL di Chieti è critica rispetto ai due progetti di riconversione presentati per salvare il sito produttivo ex Honeywell da Tessa. La FIOM chiede più tempo, altri 4 mesi, perché possano arrivare offerte maggiormente vantaggiose per i lavoratori e che garantiscano il futuro del sito della Val di Sangro. Vediamo. È un giudizio negativo quello espresso sui due progetti di riconversione dello stabilimento Honeywell di Atessa dalla FIOM CGIL, che ha partecipato al tavolo ministeriale sulla vertenza dello stabilimento produttivo di Atessa. I progetti in questione sono stati presentati dalla Eldor e dalla IMM e sono quelli concreti, perché poi ci sono altre manifestazioni di interesse. La FIOM CGIL chiede altri 4 mesi di tempo per poter raccogliere ulteriori proposte, perché quelle presentate, a giudizio del sindacato, non rispettano le potenzialità del sito produttivo della Val di Sangro, dismesso dalla multinazionale americana che ha deciso di spostare la produzione di turbocompressori in un altro paese. Il valore dello stabile è frutto delle lotte che i lavoratori hanno proposto nel corso di questi mesi, e il valore, come dicevo prima, che è importante, è di 12 milioni di euro. Quindi bisogna essere assolutamente cauti, perché stiamo parlando di una conquista e nessuno di noi può correre il rischio di regalare al primo imprenditore che passa uno stabile con un valore così elevato. La FIOM, in occasione del prossimo incontro al MISE, che si terrà il 13 settembre, ribadirà l'esigenza di mantenere aperta la finestra temporale per la raccolta delle proposte, in modo da salvaguardare l'occupazione e dare un futuro certo allo stabilimento ormai ex Honeywell. Non possiamo pensare che alla fine gli investimenti possano essere bassi e quindi, soltanto per l'estensione di una fabbrica che già esiste. Per esempio la IMM ha proposto di estendere le attività produttive che già ha, quindi la Honeywell diventerebbe il braccio di un cuore che batte da un'altra parte, di una mente che ragiona in un altro posto. Oppure il progetto Eldor, 5 anni per fondamentalmente reimpiegare un terzo delle persone che prima lavoravano in Honeywell, ma se i lavoratori hanno 2 anni di disoccupazione, di ammortizzatori sociali, come fanno a resistere altri 3 anni per poi essere reimpiegati?
Inizia il mese della perdonanza all'Aquila, una manifestazione quest'anno nel segno dei ritrovati valori e degli spettacoli di qualità cuciti addosso alla città e non preconfezionati. Il servizio. Dagli Uranios, un gruppo locale, alla carriera importante da musicista, ma Leonardo De Amicis, direttore artistico di questa edizione della Perdonanza Celestiniana, parte e torna da un punto, l'Aquila. Qui compie i suoi studi e qui torna per la perdonanza del cambiamento, cambiare ma senza distruggere, che è la cosa più difficile da fare. Ho iniziato per gioco, il nostro tempo libero era suonare. E poi molti di noi sono rimasti, la mia passione poi si è tramutata, il mio sogno si è tramutato in realtà, ho cominciato giocando e poi mi sono ritrovato a fare il musicista, eccomi qua, dopo 40 anni faccio ancora le stesse cose. I suoi successi a livello nazionale e internazionale sono noti a tutti, per la perdonanza ha cambiato sì, ma portando grande qualità, grazie alla sua spiccata sensibilità artistica, non spettacoli acquistati a parecchi soldi e calati sulla città, ma spettacoli fatti ad hoc, cuciti all'Aquila, sull'Aquila, grazie ad una rete di contatti e amici che hanno subito accettato di raccontare le emozioni sul palco. Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori a chiudere la perdonanza sono solo alcuni dei nomi che verranno in città e in attesa del programma definitivo della manifestazione che animerà l'agosto aquilano si continua a lavorare dietro le quinte per far sì che la perdonanza di quest'anno aiuti tutti a recuperare quel rapporto con il messaggio vero di Celestino, il perdono. È un impegno che ho preso volentieri dopo tanti anni, ma io credo che l'Aquila non si sia mai dimenticata e non dimentica i suoi musicisti, ce ne sono tanti, dall'Aquila partono ancora molte promesse. La perdonanza è un impegno straordinario, va fatto con coscienza, sì, bisogna rivolgersi alla gente, bisogna riportare i contenuti, c'erano le condizioni quest'anno di farlo e ho accettato. Il programma l'ho presentato, sarà una grande agorà, sarà l'Aquila che i cuori all'unisono, mi fa pensare a questo, la perdonanza è l'Aquila che si riunisce attorno ad un evento, sarà un bel percorso, faticoso però bello. A Lanciano è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune e la Direzione Regionale del Demanio finalizzato alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico presente in città. L'Agenzia del Demanio e il Comune di Lanciano danno il via a un'operazione congiunta Stato-Territorio per la razionalizzazione, la valorizzazione e il riuso di beni di proprietà dello Stato e degli enti locali in città. È stato infatti firmato un protocollo d'intesa, firme di Mario Pupillo e Vittorio Vannini, direttore generale Demanio Abruzzo e Molise, con l'obiettivo di definire un piano di razionalizzazione e valorizzazione dei patrimoni pubblici integrati a scala comunale con funzioni maggiormente rispondenti alle esigenze dei cittadini. I beni potranno essere così inseriti in progetti di valorizzazione turistico-ricettiva, quale ad esempio l'iniziativa dell'Agenzia del Demanio Cammini e Percorsi, proposti al mercato con nuove destinazioni, oppure essere utilizzati per dare nuove sedi alle amministrazioni centrali, con riduzione della spesa per affitti e ottimizzazione delle funzioni pubbliche sul territorio. Questi beni di proprietà del Comune di Lanciano, del protocollo. L'ex edificio scolastico De Giorgio, Palazzo Lotti, fabbricato ex ECA, Palazzo Napolitani, Berenga. E ancora, il bene di proprietà della provincia di Chieti più interessante è quello della Cittadella della Musica, anche parte dell'oggetto, l'ex istituto agrario ambito A e l'ex istituto agrario ambito B. Il sindaco Mario Pupillo. L'Agenzia del Demanio ha ritenuto questi immobili degni di essere inseriti in alcuni protocolli di intesa, in particolare quello che ci interessa e ci fa piacere, che quindi dà un po' conforto alla scelta nostra di trasformare questi immobili in strutture ricettive alberghiere, e che sono stati inseriti nel protocollo Cammini e Percorsi, cioè cammini in senso cammini San Tommaso religiosi e nei percorsi quelle delle ciclovie, quindi della mobilità dolce. Questo è un segnale importante, saranno messi nelle vetrine nazionali e internazionali affinché ci siano operatori, ovviamente privati, associazioni o imprese, imprenditori che possano rispondere a questa sollecitazione.
Dopo la sua costituzione, l'associazione L'Arrosticino d'Abruzzo IGP, presieduta da Lorenzo Verrocchio, ha illustrato propositi e obiettivi. Sono 18 le aziende che fino ad ora hanno aderito. Paolo Renzetti. Nasce in Abruzzo un'associazione regionale per la valorizzazione dell'arrosticino d'Abruzzo. Lorenzo Verrocchio, presidente di questa associazione, com'è nata questa idea e qual è il vostro obiettivo? L'idea direi che risponde ad una necessità strategica di questo settore della produzione di arrosticini, che è proprio un settore economico con migliaia di addetti, un mercato che stabilmente tra diretto e indotto è ben oltre il miliardo di euro l'anno, quindi non è più un gioco goliardico da sabato sera. L'arrosticino è una grande opportunità per questo territorio, lo diciamo da anni. Oggi per la prima volta esiste un'associazione strutturata, che finora è mancata, di produttori regionali dal profilo industriale fino alla piccola azienda a gestione familiare, che può in maniera competente e strutturata appunto mettere in campo una procedura con l'aiuto della regione e del Ministero delle Risorse Agricole per ottenere dall'Unione Europea un marchio IGP che aprirebbe risvolti veramente straordinari sia dal punto di vista del turismo enogastronomico sia dal punto di vista della tutela dei consumatori, perché ci sarebbero prodotti di standard qualitativi importanti, e sia per l'immagine di questo territorio che indubbiamente ha bisogno di essere promosso meglio in Italia e all'estero. Arrosticino è un po' il simbolo della nostra regione. È il simbolo della nostra tradizione agropastorale e, come si dice, è un prodotto mitizzato, è un prodotto della memoria della nostra popolazione, della cultura alimentare povera del territorio, ma è anche, ripeto, una grande opportunità economica già diffusa molto in Italia e all'estero. È arrivato il momento di impedire che, ad esempio, i cinesi, come stanno già facendo, possano produrre questo prodotto vendendolo per arrosticino d'Abruzzo quando non è l'arrosticino d'Abruzzo. Apriamo ora la pagina dello sport. Ieri la ripresa degli allenamenti al Poggio per il Pescara si è rivisto in gruppo Frank Canutè, che ha saltato le prime 3 settimane di allenamento e il cui futuro è ancora da decidere. Domani alle 17 al Petruzzi di Città Sant'Angelo amichevole con la Renato Curi angolana, mentre sul fronte mercato quella attuale è una fase di stasi. Facciamo il punto della situazione. Momento di stasi in chiave mercato per il Pescara. La parentesi estiva si chiuderà il 17 agosto, ma al momento il presidente Sebastiani e il DS Leone sono stati chiari. Colpi in entrata ci saranno solo in caso di uscite. I fronti più caldi sono i ruoli di centrale e di centravanti. Nel primo caso il Pescara fa fatica a piazzare Michele Fornasier. La questione è nota. Il giocatore ha mercato in Serie B, ma nessuna squadra ha intenzione di almeno pareggiare l'ingaggio che l'ex Doriano ha col Pescara. Si è peraltro chiuso con un nulla di fatto l'interessamento degli olandesi del Fortuna Sittard, col risultato che Emanuele Swager, pronto a riempire la casella lasciata libera da Fornasier, sta rompendo gli indugi ed è pronto ad accasarsi al Carpi. Stessa situazione per Andrea Cocco, stipendio importante e difficoltà di approntare una operazione in uscita, anche se il tecnico Pillon continua a spendere belle parole per il centravanti sardo, e allora non è escluso che Cocco possa restare e che l'uscita possa riguardare Cristian Bunino. Pillon nelle ultime amichevoli lo ha provato come esterno e l'ex Alessandro si è anche ben comportato, ma il messaggio è: con Monachello e Cocco, Bunino è la terza scelta e magari il giocatore potrebbe trovare più spazio altrove, anche perché tra poco, con l'arrivo anche di Capone, ci sarà sempre meno spazio sul settore esterni. L'eventuale partenza di uno tra Bunino e Cocco sarebbe compensata dall'arrivo del gigante Gianluca Scamacca in prestito dal Sassuolo, ma anche in questo caso i tempi sono ristretti. Sul centravanti, vice campione d'Europa Under 19, c'è il forte interesse dello Spezia. Altri ruoli dove il Delfino può intervenire sono il vice Fiorillo, se non sarà castrati. Ora si guarda al 21enne Michele Di Gregorio, estremo che l'Inter ha girato all'Avellino, club per cui il CONI ieri ha confermato l'esclusione dalla B. E poi il ruolo di terzino sinistro, dove un puntello serve in alternativa al 35enne Del Grosso e al promettente ma molto acerbo Elisalde. Intanto ieri alla ripresa degli allenamenti si è rivisto Frank Canutè, le cui sorti sono tutte da decidere, come da decidere anche le destinazioni dei vari Forte, Selassie e Karkalis. Liamga ieri era al Poggio ma è destinato a rientrare al Chievo per essere girato in prestito altrove.
Serie C, due volte in gol in questo precampionato contro Benevento e Pescara. Lorenzo De Grazia, nonostante la giovane età, può ormai considerarsi un leader della mediana del Teramo. Il centrocampista spera di fare meglio della scorsa stagione, soprattutto partendo dal numero di gol. Il servizio di Jacopo Forcella. Lorenzo De Grazia, inizia il secondo anno a Teramo, ti abbiamo visto anche in amichevole, le premesse sono positive almeno quanto quelle dell'anno scorso in cui abbiamo visto un Lorenzo De Grazia in costante crescita. Beh sì, diciamo che ho iniziato bene queste prime due amichevoli, il mio obiettivo rispetto all'anno scorso è quello diciamo, di essere un po' più costante perché l'anno scorso ci sono stati dei periodi di alti e bassi, quindi diciamo il mio obiettivo è quello di rimanere costante per tutto l'anno e cercare di fare il meglio possibile. Dopo il buon campionato che hai disputato la scorsa stagione, avendo l'Ascoli un diritto di recompra su Lorenzo De Grazia, un po' ci hai sperato che l'Ascoli lo esercitasse e che tu potessi magari far parte di un gruppo di Serie B? Beh, sinceramente non ci ho pensato perché se mi volevano diciamo mi avrebbero tenuto, anche cioè, vedendomi l'anno scorso in ritiro. Non è stato fatto e io quest'estate ho pensato al Teramo perché sono sotto contratto con questa società e sono felice di farne parte, quindi continuo con la voglia di fare sempre più bene. Ti abbiamo visto nel centrocampo a tre con un nuovo interprete però a dettare i tempi con Ranieri, come ti sei trovato? Sì, è un ottimo giocatore, lui davanti alla difesa sa gestire bene la palla, sa girare bene la squadra e ci troviamo molto bene anche nella prima amichevole che abbiamo fatto contro il Pescara. Non abbiamo mai conosciuto un Lorenzo De Grazia con la Dor, eppure contro il Pescara quando hai avuto l'opportunità abbiamo visto un gran sinistro. Beh sì, diciamo che l'anno scorso ci ho provato alcune volte, è andata male e diciamo che quest'anno cerco anche di migliorarmi sotto questo punto di vista, fare un po' di gol rispetto agli altri anni non guasta mai, perché anche un centrocampista offensivo se all'anno fa 5-6 gol è sempre un bene, quindi diciamo che ci sono vari obiettivi che mi propongo quest'estate per far bene durante tutto l'anno. Al netto dell'ultima giornata di campionato, come lo avete ritrovato mister Zichella in un'altra veste? Più carico per il nuovo ruolo? Beh sì, sicuramente è più carico perché è arrivato con un altro obiettivo e invece adesso lavorando dall'inizio con un gruppo nuovo ha sicuramente voglia di far bene e noi lo ascoltiamo giorno per giorno e seguiamo i suoi consigli che sicuramente ci faranno bene. Gol contro il Benevento, gol contro il Pescara, ma un gol per il campionato, qualche gol per il campionato Lorenzo De Grazia l'ha conservato. Speriamo, diciamo che avrei preferito farne due in più in campionato e meno in amichevole, però speriamo che sia un buon inizio, dai. E ora scendiamo in Serie D e ascoltiamo le parole del capitano del Pineto, Marco Pomante, che illustra quelli che sono gli obiettivi di questa stagione per una squadra che ben ha figurato lo scorso anno, arrivando fino alla finale playoff. Marco Pomante, capitano del Pineto, insomma si riparte per una stagione che deve dare, perché no, continuità a quanto fatto lo scorso anno. Speriamo, se l'obiettivo è quello, è normale adesso si riparte con molto entusiasmo, con tanta voglia di fare bene. Adesso sinceramente non stiamo pensando all'obiettivo del campionato meglio, ma adesso l'importante per adesso è conoscere i nuovi e amalgamare il prima possibile il gruppo, perché per fare risultati la prima cosa è quello. Senti, dalle voci sarà una Serie D ancora più entusiasmante, magari difficile, perché scenderanno in questa categoria delle realtà come Bari e Cesena, non sappiamo se saranno inserite nel vostro girone, però l'impegno sarà notevole. No, quello sicuramente, ma come lo è stato l'anno scorso. Oramai la Serie D è diventata una C2, perché soprattutto il nostro girone, perché negli ultimi 3-4 anni il girone F è stato sempre uno dei gironi più difficili. Poi secondo me è più probabile che scenda il Cesena, il Bari non penso perché è più facile che vada nell'A o non lì. Però per noi è una grossa soddisfazione, per una piazza come Pineto andare a giocare a Cesena è sempre una cosa importante, però noi sicuramente ci faremo trovare pronti. Scorso anno una grande stagione, però c'è stato qualche momento di difficoltà. Cosa potete trarre di insegnamento da quello che è successo lo scorso anno per potervi migliorare ulteriormente in questa stagione? È normale riuscire a non avere momenti negativi come l'anno scorso, è il primo obiettivo, però ogni campionato ha una storia a sé,
ogni squadra ha una sua mentalità e adesso l'importante, come ho detto prima, il mister deve pensare a far amalgamare il gruppo, a dare una sua identità a questa squadra. Poi è difficile parlare, ci può stare pure che l'anno scorso siamo partiti male, siamo arrivati alla fine, abbiamo fatto una grossa rincorsa e può succedere, speriamo di no, il contrario quest'anno. Come ho detto prima, il campionato, ogni campionato ha la sua storia, noi è normale, l'importante è partire bene, allenarci bene i primi 20 giorni perché la preparazione è molto importante. È tutto per questa prima edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto saranno a disposizione entro un'ora on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Il TG6 torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.